Allora, non sarà il caso di dire che si può fare del grande cinema anche senza contributo pubblico, pensando soprattutto allo spettatore, ma non nel senso di educarlo come volevano le repubbliche sovietiche, perché quello è già fallito, non c'è più, ma nel senso di dargli uno spettacolo che piaccia. La mia raccomandazione, che io mi permetto di rivolgere al governo, così come si sono tagliate tante spese inutili, lo so di essere impopolare in un ambiente cinematografico, ma serve soprattutto per far crescere di più quelle che sono le buone imprese, e quelle che resteranno indietro sono le imprese che non sono competitive.